Eccellenze, fratelli e sorelle, inizio raccontandovi un episodio che mi capitò molti anni fa. Ero studente di teologia, un giovane frate a Solothurn nello studentato dei Cappuccini svizzeri e i nostri professori invitarono un grande studioso di Francesco a parlarci, Cajetan Esser. Penso che per ogni francescano questo nome dica molto. Non ricordo più quale fu il contenuto della sua conferenza. Però ricordo un piccolo episodio con lui. Quando lo incontrai, gli dissi: Grüß Gott, Herr Pater. Buongiorno, signor padre. Lui mi fissò negli occhi e mi disse: uno solo è il vostro padre, quello nei cieli. Uno solo è il vostro maestro e signore, e voi siete tutti fratelli. Un grande studioso di San Francesco ricordava a me, giovane frate, che essere frate è l'essenziale per un battezzato e in particolare per un figlio di San Francesco. Difatti, Francesco, il figlio di questo ricco signore Bernardone, si fa chiamare sempre e solo frate Francesco. Ma non era solo un nome. Frate lo era diventato e lo è diventato compiendo un cammino. È un cammino esigente. Difatti lui stesso ci ricorda nel suo testamento quanto era difficile per lui andare incontro al lebbroso. Probabilmente provava ribrezzo. C'era qualcosa che lo manteneva così molto centrato su se stesso, ma riuscì a superarsi, riuscì a lasciarsi toccare dall'altro, da quel suo essere escluso, da quel suo essere messo da parte, non considerato. In quel momento Francesco diventa frate, perché si pone in relazione anche con l'ultimo. E noi sappiamo che poi Francesco, con grande libertà, sarà uomo di relazione. Quando si recava a Roma e un cardinale lo invitava alla sua mensa, Francesco accettava, poi scappava via poco prima del pranzo e ti ritornava con i pezzetti di pane che distribuiva a tutti i commensali per ricordare loro che c'è anche una provvidenza. Francesco incontrava signori e poveri e Francesco ebbe anche la capacità di andare verso l'altro, il totalmente altro di quel tempo, durante le crociate, no? Va fino ad incontrare il sultano, certo lo voleva convertire, ma ci andò da fratello. Ecco, Francesco questo nome frate lo viveva con una grande libertà, proponendosi all'altro, proponendosi come uomo di relazione. Tuttavia noi sappiamo che anche Francesco, nel suo essere frate, venne messo alla prova e venne messo duramente alla prova. Immagino che tutti voi conoscete quel racconto autentico della vera Letizia, dove i fatti si svolgono in questo luogo, ma ci sono anche altri segni che sul finire della sua vita non tutti lo apprezzavano. I frati erano diventati molti,
volevano delle regole, volevano andare all'università, volevano insegnare, volevano paragonarsi agli altri grandi ordini del tempo. E specialmente quando viene qui quella sera, lui racconta, no, con Frate Leone tutta quella situazione che si presenta, e qui non gli aprono la porta e gli dicono: ma non abbiamo più bisogno di te. Gli dicono: tu sei un ignorante. E gli dicono: vai all'Ebrosario. Francesco, alla fine della sua vita, ha fatto anche l'esperienza, lui, che era andato incontro al lebroso, di essere trattato dai suoi come lebroso. Come si comportò? Qual è l'ultimo traguardo dell'essere frate in Francesco? Francesco non si fa vittima, non fa l'offeso, non cerca la gratificazione, ma continua a proporsi come fratello. Ecco, cari fratelli e sorelle, alla scuola di San Francesco siamo chiamati a un gran cammino di libertà interiore, ad essere in grado di proporci come persone in relazione con l'altro, anche quando l'altro ci rifiuta, non ci considera, ci mette da parte. Qui siamo nel luogo giusto questa sera, questa notte, per chiedere la grazia di questa libertà, di questa capacità di relazione che diventa una scelta, una decisione vissuta giorno per giorno.